avvolto nello sfavillante verde dei prati e dei suoi fitti boschi, arroccato su una collina a circa 730 metri sul livello del mare, Calvello è uno dei borghi dello splendido Parco Nazionale dell'Appennino Lucano, del Valdagri e Lago Negrese. La nostra è una piccola cittadina di 2000 abitanti immersa nel verde del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano, situato a 40 km da Potenza. È una cittadina che può essere raggiunta sia dalla Basentana, da una superstrada che collega sia la Puglia che la Campania, e sia dalla parte della Val d'Agri, quindi anche con la Calabria, per sulla A3 Salerno-Reggio Calabria. Le origini del borgo, posto alle pendici del Monte Volturino, sono antichissime. Ultimamente sono state trovate degli insediamenti che risalgono addirittura al III-IV secolo avanti Cristo. Ci sono dei villaggi quindi con capanne e sono state trovate addirittura delle mura megalitiche in una collina di fronte al paese. Quindi tutto lascia supporre che Calvello sia molto molto più antica. Noi nel nostro comune siamo ricchi soprattutto di chiese, noi infatti abbiamo 27 chiese, abbiamo questo bellissimo convento e poi abbiamo anche un bellissimo castello che stiamo restaurando e ristrutturando, che sarà aperto al pubblico fra qualche mese, dove abbiamo fatto i laboratori di ceramica e soprattutto un museo della ceramica, e noi siamo anche un paese dove c'è stata una grande tradizione ceramista. Ad accogliere il visitatore all'ingresso dell'abitato, l'antico ponte di Sant'Antuono, risalente all'epoca romana e interamente in pietra, collega l'unico rione che si trova al di là del fiume La Terra. Nello storico quartiere è possibile visitare l'antica chiesa di Sant'Antuono, in cui è esposto, tra le altre opere d'arte, un bellissimo presepe artigianale. Un altro sorprendente presepe monumentale permanente è ammirabile in una delle antiche celle del convento annesso alla chiesa romanica di Santa Maria de Plano, costruita nella prima metà del XII secolo, che vede derivare il suo particolare nome dalla natura pianeggiante del luogo in cui sorge. Realizzato nel 2014, il presepe rappresenta una narrazione puntuale di quelli che sono i luoghi simbolo del centro storico lucano e delle sue tradizioni. E così, mentre nella parte alta il visitatore potrà ammirare l'arroccato centro storico, nella parte bassa troverà l'antico ponte di Sant'Antuono, popolato da piccoli personaggi abbigliati con i vestiti tipici calvellesi, mentre uno dopo l'altro fanno idealmente rivivere la tradizionale processione, che ogni anno viene organizzata in onore della Madonna del Monte Saraceno. Al centro del presepe è poi impossibile non riconoscere l'affrescato chiostro del convento benedettino di Santa Maria de Plano. Il monastero di Santa Maria de Plano venne assegnato con bolla papale nel 1587 ai frati dell'Ordine Francescano, ad opera dei quali venne realizzato il bellissimo ciclo di affreschi che ancora oggi ricopre quasi completamente il chiostro. Molto interessante è la visita ad una delle celle, denominata Stanza della Libertà, ed inaugurata nel 2011 in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Adiacente al monastero sorge la bellissima chiesa dedicata alla Vergine, preceduta dal bellissimo portale in pietra, raffinata opera del XIII secolo. Tra i suoi bellissimi tesori ammiriamo l'organo ed un massiccio coro ligneo finemente intagliato. Particolarmente affascinanti sono gli affreschi che decorano l'antico edificio, di cui degno di nota è quello più antico, raffigurante l'Apostolo San Paolo. Disseminato di luoghi di culto, Calvello ospita nel suo territorio un ricco patrimonio storico-artistico, custodito nelle sue numerose chiese.
Nel corso della storia, infatti, ben 28 luoghi di culto sono stati costruiti nell'abitato, di cui 21 ancora oggi visitabili. Nelle chiese possiamo dire che c'è un patrimonio di almeno 1000 anni di storia dell'arte. Cioè, nelle chiese di Calvello si possono trovare dipinti, sculture che vanno dal 1000 fino al 2000, fino ai nostri giorni. La più antica chiesa di Calvello è quella dedicata a San Nicola, nel cuore del centro storico. Un arco a tutto sesto separa l'aula dei fedeli dall'abside, nel quale è possibile ammirare le statue votive più antiche del borgo. Posta sull'altare maggiore e incorniciata tra colonne, vi è la sacra effigie del santo patrono San Nicola. Molto particolare è poi il trittico della Vergine e dei Santi, opera del XVI secolo. Poco lontano dalla chiesa di San Nicola, tra gli stretti vicoli del centro storico, sorge l'antica rocca medievale che da secoli troneggia maestosa sull'intero abitato e veglia sulla vita del borgo. Fulcro del sentimento religioso della comunità calvellese è la maestosa chiesa madre dedicata a San Giovanni Battista, i cui portoni, da qualche anno, sono stati arricchiti da pregevoli bassorilievi in bronzo, realizzati ad opera dell'artista Antonio Masini, nativo di Calvello. L'interno, con pianta a croce greca e scandito in 3 navate, ospita un particolarissimo pulpito decorato sulla parte laterale, da un braccio nell'atto di reggere una croce. In una teca lignea dorata è poi esposta la statua della Madonna con Bambino del Monte Saraceno. Nel viaggio tra le bellezze artistiche di Calvello, intrise di religiosità, non può mancare una sosta alla chiesa dell'Annunziata, con i suoi bellissimi affreschi, il cui schema compositivo ricorda molto quelli realizzati dallo stesso pittore nella chiesa di Santa Maria degli Angeli. Una lunetta, posta nella parte alta della nicchia, è separata dalla parte inferiore da una trabeazione. Gli affreschi, opere dell'artista Girolamo Todisco di Abriola, molto attivo nella Basilicata del XVII secolo, sono poi incorniciati lateralmente da 2 colonne dipinte. Si rimane incantati quando, scorrendo con lo sguardo lungo la navata unica, si scoprono nelle lunette dipinte le raffigurazioni della Madonna del Latte, della visita di Maria a Santa Elisabetta, del viaggio di Tobia e l'Angelo e l'opera di San Michele Arcangelo. È proprio la chiesa di Santa Maria degli Angeli, uno dei luoghi che restano più di altri, a testimonianza della storia passata di Calvello. L'edificio, coinvolto nei moti carbonari dei primi anni 20, fu infatti il luogo in cui il medico calvellese Carlo Mazziotta diede lettura del diploma carbonaro ricevuto a Napoli dalla Lega Europea, che lo destinava ad organizzare la rivolta antiborbonica in Basilicata. Calvello, borgo dai tanti volti, è il luogo ideale in cui gli appassionati della natura potranno imbattersi in rilassanti escursioni in cui godere di grandi bellezze paesaggistiche. Numerose sono le aree picnic, disseminate tra boschi e castagneti. Imperdibile è una sosta in località Cacciatizze, che con la sua ampia area verde offre aria frizzante
e rappresenta una rilassante occasione di ristoro, soprattutto nelle calde ed assolate giornate estive. È qui che, a pochi passi dalla lunga fontana, ha sede il centro didattico dell'energia e del territorio. Ma il problema di Calvello, diciamo così, ultimamente, anche con l'arrivo dell'economia industrializzata, che sarebbe poi il petrolio, quindi con l'arrivo dei big player come Eni, Fondazione Mattei e Shell, ci hanno dato anche una grande mano a cambiare soprattutto la cultura di questo paese. Siamo passati da una mentalità, diciamo così, agricola, speriamo che siamo passati a una mentalità della soft economy, un'economia più basata sull'immateriale che sul materiale, ma soprattutto abbiamo impiegato le nostre risorse per creare occupazione nel sociale, nel turismo, e poi abbiamo anche delle imprese di servizio che si sono allocate qui a Calvello, che hanno delocalizzato la loro attività, che hanno occupato parecchie persone, quindi diciamo che ad oggi a bocce ferme abbiamo una disoccupazione sotto il 10%, quindi rispetto agli altri comuni della zona siamo messi abbastanza bene, speriamo che questo trend continui. Conosciuto come il paese della ceramica, Calvello è da secoli il luogo in cui l'argilla viene plasmata per dar forma ad opere uniche, grazie al lavoro di sapienti artigiani. A portare avanti l'arte della ceramica calvellese, il cui simbolo è l'uccello blu dipinto sulle terrecotte, giovani artisti ritornati nel loro paese d'origine e che hanno ereditato questa antica tradizione. La mia passione mi è iniziata da piccolo, mio padre faceva questo come hobby, come un passatempo, e io venivo qui nel laboratorio e vedevo lavorare lui. Da qui è venuta questa passione per la ceramica, e dal 2006 che ho questo laboratorio, dove cerco di fare un prodotto abbastanza particolare, interamente fatto a mano. E quindi cerco di riprodurre quelle che erano le antiche ceramiche di Calvello, sia come decori, che come forme, che come colori. Io parto semplicemente da dei pezzi di argilla, prima realizzo l'oggetto sul tornio, dopodiché lo vado a smaltare, e dove io faccio una smaltatura semplicemente per immersione, non faccio una smaltatura a spruzzo o altri tipo di smaltature, e dopodiché li vado a dipingere. Anche nel dipingerli, siccome i colori li produco all'interno del mio laboratorio, allora non posso utilizzare il classico pelo di bue che si utilizza per dipingere ceramica, ma i pennelli me li faccio io con dei peli di capra. La granulosità dei colori è diversa, e allora devo utilizzare per forza dei pennelli in pelo di capra, che sono quelli dell'antica tradizione della ceramica di Calvello. I tesori gastronomici sono certamente uno dei fiori all'occhiello di Calvello. I sapori e i profumi della tradizionale cucina contadina rivisitata e a volte rielaborata dai bravissimi chef locali riescono ad appagare anche i palati dei visitatori più esigenti. Vi spiego la ricetta di melambante su vellutate di fave dell'orto. Scorzette di pane casere eccetera aromatizzate con erbette spontanee e d'olio extravergine Sant'Elia. Prepariamo prima un impasto con farina, uova e acqua. Lo facciamo riposare per circa 2 ore. Nel frattempo facciamo appassire la cipolla con un po' di olio extravergine. Aggiungiamo le fave, dopodiché aggiungiamo il brodo e facciamo andare a cottura. Nel frattempo saltiamo in padella le scorzette di pane e le facciamo dorare. A fine cottura aggiungiamo un po' di erbette aromatiche. A cottura ultimata della zuppa facciamo raffreddare, frulliamo col mini pinner, quindi mettiamo in un piatto fondo con la zuppa di fave frullata, i crostini dorati a parte, e facciamo i famosi melambante, che li facciamo con questo arnese particolare. La pasta viene grattata, che cade giù a pioggia nella pendola. 3-4 minuti di cottura e assembliamo, diciamo, il tutto in un sauté, e il piatto è finito. È un piatto nuovo che facciamo negli ultimi anni. È un aglio orsino che viene colto nel sottobosco e viene poi battuto con noci e quindi poi arricchito con olio, sale e pecorino. Si serve freddo solo su un piatto di pasta bollito.
filo di olio, mentre questo è un battuto di podolica macerato con sale e limone, per poi arricchirlo con il fungo prugnolo, che è il fungo San Giorgio, tagliato sottile, per poi in qualche modo servire freddo con un filo di olio. Basta. Tra le prelibatezze che è possibile degustare a Calvello, magari partecipando ad una delle sue tante manifestazioni allietate dal bravissimo gruppo folk locale, la pasta fatta in casa con il suo delicato sapore e il prelibato tartufo. La mia attività, diciamo che da ragazzo che sono partito con il tartufo e poi pian pianino ho detto adesso devo cercare di valorizzare questo prodotto, cioè il tartufo. E attualmente diciamo che ci sono quasi riuscito, però con tanti sacrifici. Io mi trovo in un piccolo paese dove ci credo, al mio paese soprattutto. E di valorizzare questo bellissimo tartufo. E nel frattempo io, oltre ad avere questa azienda che ho creato come laboratorio e come trasformazione, vado a trovare io personalmente con i miei cani il tartufo nelle montagne nei tempi previsti dalla legge. E quindi automaticamente è una bellissima attività e io cerco di dare sempre il prodotto fresco alle persone, ai ristoranti che mi chiamano, sia all'estero che in Italia. Ora io faccio tre tipi di prodotti: crema di tartufo estiva, dove io ci metto solamente il tartufo, lo scorzone detto Aestivum, dove è solamente semplicemente tartufo, non viene somministrato altri prodotti. Poi c'è la crema di tartufo invernale, che sarebbe Runginatum, che fa solamente l'inverno, cioè che parte da settembre e finisce a dicembre. Poi faccio anche l'olio al tartufo bianco, naturale, biologico. Il turista deve visitare Calvello, perché non visitare Calvello perde una grandissima occasione, perché siamo una piccola cittadina dove 104 km quadrati di territorio, dove ci sono sicuramente 100 km quadrati di verde, di boschi. Questo è un posto bellissimo da poter raggiungere, da poter trascorrere dei giorni immersi nel verde, nella tranquillità più assoluta, e fare anche un tuffo nel passato, nella storia di questo paese. Visitare Calvello è un'occasione unica per entrare in contatto con una Lucania autentica, ricca di suggestioni e tradizioni. La grande ospitalità della sua comunità accompagnerà il visitatore pronto a scoprire le tante bellezze artistiche e naturalistiche di questo angolo d'Italia, immerso nel verde.